Gianfrancesco D'Andrea, giornalista e presidente dell'associazione Biblos. Quest'oggi un'importante visita, quella del sottosegretario Urrico, che ha messo in risalto tutta la storicità di Piedimonte Matese, una storicità che a volte sembra andata persa. Sì, Piedimonte oggi a pieno titolo potrebbe vantare il ruolo di città d'arte. Purtroppo questo non accade perché, come abbiamo anche avuto modo di mostrare al sottosegretario Urrico, il patrimonio d'arte, ahimè, nel 90% non è fruibile, o quantomeno non è immediatamente fruibile da parte del turista che decide di visitare questa città. Quindi c'è effettivamente un problema di messa a regime di quella fruizione della filiera di cui parleremo qui a breve, che al momento purtroppo è una chimera, un sogno. Una storia che si intreccia a quella dei Conti Gaetani e di Caruso, del grande Caruso, una storia dal punto di vista musicale e dal punto di vista di Casato importantissima, perché poi non è stato valorizzato a dovere? Questa è una bella domanda. Per incapacità di noi piedimontesi di saper leggere, intravedere e avere un senso della visione. I Gaetani hanno segnato la storia di questa città, uno dei Casati più antichi, ha veramente caratterizzato questa città, ne abbiamo apprezzato il segno più evidente nel Palazzo Ducale. E questo ovviamente dal 3-400 in poi, parlo ovviamente della presenza dei Gaetani. Il nome di Caruso, no, il nome di Caruso è un nome che, diciamo, per uno scherzo del destino, Piedimonte non può giocare completamente come suo, perché, diciamo, per soli 3 mesi Enrico Caruso non è nato in questa città. I genitori erano di Enrico Caruso, però c'è un comitato Enrico Caruso 2021, nato proprio in occasione del centenario della morte, che cercherà di fare di tutto per riappropriarsi in qualche modo la memoria di questo grande tenore e di riportare l'attenzione anche internazionale nel civico numero 10 di via Sorgente, dove sarebbe potuto nascere se i genitori non si fossero trasferiti a Napoli 3 mesi prima della sua nascita. Qual è l'appello che fanno i piedimontesi al governo in relazione al recupero della storicità del territorio? Ma io penso che prima di tutto i piedimontesi dovrebbero fare un appello a se stessi, a rimboccarsi un po' le maniche e a capire che il vero futuro di questa città è nel grande patrimonio d'arte, perché questo stenta un po' a penetrare in tutte quante le coscienze. Dopodiché è assolutamente doveroso interloquire con tutti i soggetti istituzionali. Dal governo cosa aspettarsi? Il sottosegretario Urrico è stata chiara nel dire che le opportunità ci sono, il momento è d'oro, possono essere colte tante opportunità importanti, bisogna avere però le idee chiare sul futuro, e qui la palla torna ai cittadini. Io spero che da questa sera questo interessante dibattito possa segnare effettivamente una partenza, non una ripartenza, una partenza in questo senso.